Prendete un gruppo di sei ragazzi, 20 anni, piazzati all'interno di una stradina di campagna, praticamente nel nulla lombardo. Poi ad un tratto, ragazzi, ma se girassimo un corto? Oh, abbiamo girato un corto. E così, parlando del più e del meno, è venuta fuori l'idea di girare dei corti. Nessuno mai aveva provato a fare niente del genere. E c'era Ste, presissimo, che aveva un sacco di idee, tante belle idee nuove, e ci siamo subito tutti gasati, cioè proprio eravamo Beh, sì. presissimi. E direi che questo è proprio il punto iniziale di Willow, è nato tutto qua. Quindi negativo non è il primo corto da noi girato, infatti in teoria il primo è stato In Memoria, che idealmente è il capitolo iniziale di questa serie, la cui ispirazione principale possiamo dire che è The Twilight Zone. Stefano ha lavorato sulla sceneggiatura, ci è Sistemata proprio. arrivata, l'abbiamo sistemata parecchie volte e nel momento in cui ci siamo resi conto che era qualcosa più di impatto, abbiamo semplicemente messo giù il tutto e sembrava la cosa migliore da fare. Quindi abbiamo preso un anno e abbiamo fatto quello che avete visto. Come se ti fossi svegliato di soprassalto. Guarda un po' in giro. Senza avere un cromosoma Guarda in più, lo però. zaino. Incredibile. Vai. Vai. Vai, grande Gian. Una fase fondamentale è stata lo scouting. Grazie a quello siamo riusciti comunque a sviluppare uno storyboard abbastanza attendibile. Lo storyboard comunque salva un sacco di situazioni, diciamo, ti aiuta a prepararti diciamo, al peggio. Poi purtroppo in realtà il peggio è arrivato e ci ha colpito duro nei peggio modi. La preproduzione e in generale gli ultimi lavori di finitura della sceneggiatura si sono basati principalmente sulle location che avevamo disponibili. Passi a fianco, aspetta. Diciamo che forse guardandolo uno si fa bene l'idea di quante location ci sono, Sì. di quanta ricerca è stata fatta in generale. Sì, assolutamente. Forse è stato un po' ambizioso, soprattutto comprimere così tante informazioni nel giro di 12 minuti risulta a volte complicato seguire quello che sta succedendo e a volte ci si può perdere. Tuttavia, sono sicuro che tutti quelli che hanno visto il corto alla fine si sono resi conto di comunque la storia parla di un serial killer. E comunque questa cosa è spoiler, cioè possiamo dire tutto quanto, allora, ragazzi, se non vi siete ancora visti negativo, c'è veramente una roba. Cioè, non... Link in descrizione.